Grazia! Ma sei ben presto! Ah, avanti, che è ora! Che ora? È l'ora di cominciare! Poi, senti, io sono stata precisissima con la signora Pasquinelli. Le ho detto, facciamo alle 7. Se alle 8 non sono arrivati, alle 9 cominciamo! Ma pare che è ora! Mi sembra proprio che è ora! Avanti, cominciamo! Cominciamo! Andiamo, forza, maestro! Musica! Un profumo così fino dentro cuore.
iniziamo. Pago. Ma dovete sapere una cosa molto importante. Di Salvatore e di Giacomo non hanno mai capito nulla. Hanno sempre detto che Salvatore era triste, era crudo, nero, cupo. In realtà Salvatore è soltanto descritto i più puri sentimenti dell'animo umano, traducendoli in musica, in canzoni. Ma vi spiego la storia di Ammarigliano. Salvatore era in gita con gli amici all'acquario di Napoli. Ma dopo due ore si era stancato di tutta questa storia sui pesci, di acqua finta, messa nel vetro, voleva prendere un poco di aria, e così disse agli amici: basta, basta, usciamo fuori, prendiamo un poco di vento, un poco di aria del mare vero. E allora gli amici dissero: bene, allora io ti porto in gita. E lo presero e lo misero su un vaporetto che dalla stazione zoologica lo condusse dritto dritto a Mariana.